il libro che sicuramente mi ha fornito gli strumenti per prendere più coscienza, sia di me stesso come microcosmo, che degli eventi che ci susseguono intorno a noi e anche lontano da noi, cioè per il mio microcosmo, è stato questo libro di Redfield, La profezia di Celestino, che mi ha fatto capire esattamente quello che mi era successo a partire dal 1991, con la separazione, con l'inizio di una vita diversa. Forse la continuazione di quello che avrei dovuto fare da giovane, che avrei potuto fare per le mie problematiche a seguito del trauma cranico e dell'epilessia, e che comunque poi sono stati stabilizzati con il matrimonio e con l'inizio del lavoro e con la famiglia. Però stabilizzati non vuol dire averli risolti, li ho semplicemente accantonati e seppelliti dentro di me. E poi nel 91 l'esperienza sensoriale particolare a Campiglio, che devo aver già scritto e pubblicato e registrato da qualche altra parte, se non mi sbaglio, perché la storia è parecchio lunga e coinvolgente, mi viene spiegata con i passi di questo libro, che mi è stato regalato nel 95, nel 1995 dalla mia cara Anna, una donna che avevo conosciuto al ristorante vegetariano Marcobaleno a Brescia, eravamo diventati anche amici, e parlando di questi argomenti, di queste mie sensazioni, di queste mie visioni interiori o comunque di sogni particolari, per Natale, regalato questo, nel 95 mi ha regalato questo libro. E siccome era anche una signora che era dipendente di un'azienda che io servivo, e dice: è Natale 95, poteva essere migliore, vabbè, pazienza, migliore nel senso che è stato un ordine che aveva fatto la sua azienda, minimo, e anche poi. Io ero talmente preso dal lavoro che ho anche trascurato un pochettino il nostro rapporto, anche perché non c'era un feeling particolare, un feeling molto particolare come sensibilità spirituale, ma a livello fisico non c'era attrazione, c'eravamo proprio non come fratello e sorella, ma qualcosa del genere, cioè c'era un grande affetto, ma era più dell'anima che non diffuso a livello corporeo. E comunque proprio per la sua sensibilità, questo libro mi ha aiutato a capire tante cose. E poi è un libro che ha segnato prima un risveglio di un certo tipo, cioè a livello spirituale. E poi è un risveglio nel 2000 a livello cerebrale, che è nascosto qua sotto e ne parlo dopo. E come al solito già allora avevo un po' l'abitudine nei libri che leggevo mi immedesimavo e quindi mettevo dentro anche quello che erano delle note, le note relative al mio caso, ma anche
alle mie già consapevolezze che avevo già acquisito tramite la frequentazione dal 90 fino al sì, 2002-2003 del gruppo carismatico di Peschiera, che in qualche maniera era una religiosità pratica molto attiva e immediata, e grazie a questa Bibbia da loro, in qualche maniera mi ero fatto un'idea molto ben precisa di come funzionassero le cose spirituali. Infatti, ma poi è meglio che ne parli dopo. E comunque questo libro mi ha aperto gli occhi, specialmente questi passi. Pensa al modo in cui si susseguono le altre illuminazioni, e diciamo, io ne avevo già ricevute parecchie. La prima si verifica quando prendiamo sul serio le coincidenze. Esse ci fanno capire che esiste qualcosa di più, qualcosa di spirituale che opera dietro ogni nostra azione. Cioè c'è un coordinatore su tutto. Quando vedi che le cose si incastrano perfettamente, capisci che c'è una regia che è oltre la nostra volontà, perché la nostra volontà, quando vuol far capire, sincronizzare gli eventi pratici, no? Cioè, difficilmente ci riescono se non si è veramente ispirati. La seconda illuminazione consacra la nostra consapevolezza come qualcosa di reale. Capiamo di essere occupati della sopravvivenza materiale in modo troppo egoistico, sforzandosi di mantenere il controllo della nostra posizione nell'universo, per motivi di sicurezza. Devo prendere l'ente di ingrandimento perché le correzioni non sono, sono molto piccole. Per motivi di sicurezza protezionistica dei valori, dei nostri beni e valori e poteri. E sappiamo che la nostra attuale apertura rappresenta una forma di risveglio a ciò che sta realmente accadendo. La terza illuminazione inaugura una nuova visione della vita, stabilisce che l'universo fisico, interiore ed esteriore, è composto da energia pura, una forza che in qualche modo reagisce a ciò che singolarmente pensiamo ed operiamo. La quarta denuncia la tendenza umana ad impossessarsi delle energie degli altri esseri umani, controllandoli e impadronendosi delle loro menti. Ecco, allora non capivo cosa fosse il controllo mentale, e qui avevo scritto il padronato dei loro talenti, cioè del frutto finale, del pratico. Non vedevo ancora la sottigliezza del controllo dell'energia del pensiero che ho adesso. Questo è un crimine di cui ci macchiamo perché troppo spesso ci sentiamo privi di una fonte divina, della nostra stessa energia, sentendoci quindi degli emarginati. Naturalmente possiamo porre rimedio a questa mancanza stabilendo un umile contatto cooperativistico con la fonte superiore, che poi è Dio, il PV. L'universo, Dio, Tao, PV, può portarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, se solo sappiamo aprirci con l'intenzione di amare e rispettare la vita, in se stessa, in noi e fuori di noi. Questa è la rivelazione contenuta nella quinta illuminazione. Nel tuo caso hai avuto un'esperienza mistica che ti ha permesso di vedere brevemente la grandezza dell'energia della vita, che si può riacquisire sempre di più. Trovandosi in questo stato è come balzare in avanti a tutti e dare un'occhiata al futuro. E ho ancora le vibrazioni adesso, no? Emozione pazzesca al ricordo di quello che mi era successo. Ma quando cerchiamo di parlare
con qualcuno che agisce in condizioni di normale consapevolezza o proviamo a vivere in un mondo in cui avvengono ancora i conflitti, pur avendo aumentata la consapevolezza sul tutto, veniamo bruscamente tolti da questo stato e torniamo al nostro livello d'origine, in quanto nel nostro microcosmo esistono ancora delle disarmonie presenti nel macrocosmo e quindi anche nel nostro microcosmo, perché microcosmo e macrocosmo sono in parallelo. È inutile che illuminati si illudano di essere nella perfezione, perché tutto quello che di brutto esiste nel macrocosmo è dentro nel loro microcosmo. E poi si tratta di riacquisire lentamente ciò che abbiamo appena intravisto, iniziando un viaggio malitroso verso il centro di noi stessi, verso la consapevolezza suprema che fa di noi la vita PV stessa, espressa nella nostra divina essenza, il PV. Ma per riuscire a farlo dobbiamo imparare a colmarci consapevolmente di energia vitale pura, che poi è questa, e poi è stato il cammino della mia vita da allora. E se questo qua l'avevo capito a livello spirituale e mi ha portato poi all'esplosione dell'infarto, è perché appunto. Ma qua sono troppe cose. Non importanti, mentre questo passo è importante. Qua dice, esatto, ne abbiamo già parlato alla missione. L'amore non è un concetto intellettuale. Ecco, questo qua è importante, amore. L'amore impersonale non riuscivo a capire cosa fosse. Poi è tutto l'amore, è la vibrazione del cosmo che ci trasmette semplicemente delle vibrazioni che ci accordano, cioè che fanno diventare melodioso il nostro ritmo vitale. Purtroppo il sistema fa di tutto per alterare, intromettersi in queste vibrazioni cosmiche e destabilizzarle in modo che arrivino a noi distorte. E questo nascono le illusioni. Non è un concetto intellettuale, un obbligo morale o roba del genere. Si tratta piuttosto di un'emozione che esiste quando una persona è collegata all'energia disponibile nell'universo, che poi è Dio, che ovviamente è l'energia di Dio. E quando entri in contatto con l'energia cosmica, i pensieri cambiano. Le parole e di concetti che hai normalmente in testa quando cerchi di controllare logicamente gli avvenimenti, mi spiegò, cessano di esistere appena ti liberi del tuo dramma del controllo legati ai sensi di colpa, legato al senso di colpa. Fai il pieno di energia equilibrata e nella tua mente entreranno pensieri completamente diversi, provenienti dalla parte più evoluta di te stesso, che esiste in noi, è quello che io ho avuto la sensazione, la grande fortuna di capire questo nel morire in questa occasione solo a livello mentale col trauma cranico e metabolico con intossicazione completa dell'organismo e del fegato. No, io non avevo ancora provato l'infarto, però avevo capito che in fondo alla mia vita, ai miei disastri, c'era qualcosa di puro che mi dava sempre questa momenti di lucidità e di allegria e di energia, che dopo magari che cambiavo e diventavo come una larva, no? Però avevo dei sprazzi di vitalità che allora non mi spiegavo. E quindi in fondo a noi, quindi l'energia equilibrata dalla tua mente, entrano pensieri completamente diversi, provenienti dalla parte più evoluta di te stesso. Cioè, e questo qua mi ha detto nota bene, sì, perché effettivamente io lo sentivo questo. Sono
Sono le tue intuizioni che provocano una sensazione diversa, appaiono in fondo alla tua mente, presentandosi a volte come una sorta di fantasticheria o visione, arrivando però per dirigerti e guidarti. E infatti io ho detto, mi chiamavo l'uomo che non deve chiedere mai, no? Perché avevo sicuramente allora un orgoglio, un'arroganza, dice, quello che decido è quello giusto. Però avevo delle scelte giuste a livello pratico, però che andavano a scontrarsi col mio benessere interiore, cioè mi sfruttavo, avevo delle intuizioni che servivano il mondo, però penalizzavano il mondo vero e il mio mondo interiore. Ecco, con questa consapevolezza, però un po', incompleta, sicuramente che ho espresso meglio. E con una riprova delle combinazioni provate è nel leggere questo libro che una mia dipendente mi aveva regalato perché lei era brava a scrivere a macchina, non aveva ancora il computer, gli facevo scrivere i miei lavori. Tutto il lavoro di ricerca che facevo e mi ha regalato questo libro, anzi me ne ha regalato due, Il profeta, perché lei mi chiamava Il profeta, che però non sono riuscito a leggere subito, cioè l'ho accantonato, l'ho messo da qualche parte, non l'ho più letto. E mentre mi ha catturato questo di Vittorio Messori perché avevo letto un suo articolo sul giornale parrocchiale di Calcinato della percezione aura e del numero, la costante di Fibonacci. E leggendo la prefazione ho detto, accidenti, è capitato la stessa cosa anche a me. Cioè io ho anch'io delle visioni e che io chiamo la voce di Cristo dentro di me, perché allora non pensavo che la coscienza non avesse un'etichetta. Semplicemente da cristiano con la mentalità acquisita in famiglia, nella società, al catechismo e a quello che pensi di essere, cioè quando senti qualcuno che parla dentro da chi può essere, se non è, come avevo già verificato nel 91 a Campiglio con la visione, non sono i miei avi, non è la voce del diavolo, chi può essere la voce solo del Signore dentro di te, che poi è il PVI, però che non ha un nome, è solo il principio vitale individuale che è dentro di noi. E questo libro, che praticamente poi che andò così, che non ho corretto perché ho avuto una certa rispetto, ho detto, ovviamente è meglio che ne faccia le fotocopie, perché quello che mi ha colpito è stata la premessa, in qualche maniera, che ha provato e scritto Messori, che oltretutto il lavoro di ricerca gliel'ho anche poi inviato assieme a altre cose, quindi mi ha risposto che non poteva considerarlo perché non aveva tempo, oltretutto a quanto pare era abbastanza incazzato perché l'ho chiamato Missori e non Messori, ma mi ha risposto dopo un anno circa sul mio materiale che non mi interessava. Qua ci sono i biglietti di ringraziamento di amico Azzi per il lavoro che gli facevo di ricerca, gli serviva per formare Gardavita e Vita IT, il servizio di volontariato. Vediamo questo qua. E quindi questo libro
in qualche maniera ha ho capito che la mia storia poteva essere qualcosa già capitato agli altri. Cambiavano solo certi paradigmi, certi meccanismi, ma la struttura dell'ispirazione era la stessa. E dice, appunto, dico, a questo punto si innesta la mia storia sul racconto e sulla premessa di Messori, e vale la pena di leggerlo perché mi ero quasi dimenticato anch'io diciamo visione diversa, perché mi ricordo benissimo quella di Campiglio, ma non questa. All'inizio del 93, a causa di una salute abbastanza precaria e parzialmente compromessa, a cui si era aggiunta la separazione dalla famiglia, ero parecchio abbattuto, sfiduciato ed agitato, perché pur volendo ardentemente dare una svolta alla vita seguendo un programma almeno decente, non riuscivo però a trovarne il filo conduttore, questo già da 3 anni. Perciò una volta passato l'entusiasmo del ballo, della libertà riacquisita, della moto e così, in qualche maniera mi ritrovato nelle stesse condizioni di prima. L'insegnante della scuola materna del figlio Walter e di cui l'ho scritto dopo le correzioni, insegnante della scuola materna del figlio più giovane, Suor Dolores, vedendomi in costume mi stava molto vicino e diverse volte con la sua dolcissima calma mi prendeva in disparte facendomi vuotare il sacco delle preoccupazioni, regalandomi anche un libro di Ronchi, Il cantico del padre, che poi abbiamo commentato nel video precedente. Me lo diede con tanto carisma che ben presto mi ritrovai coinvolto nella lettura, ma da scarso credente, leggevo con una certa diffidenza e quando qualcosa non mi convinceva, a matita aggiungevo delle note personali per poi andare a discuterne con lei. Questo approccio mi rilassava molto, forse perché mi distoglieva dai problemi o perché apriva degli spiragli vitali alle tensioni rinchiuse nel cuore. Ad ogni modo, rilassandomi riuscivo a fare delle scelte di vita abbastanza valide, organizzate e non più così ottuse come in precedenza, essendo puramente materialistiche, di interesse, focalizzate al piccolo mondo in cui vivevo. In agosto poi, in vacanza a Siusi, cioè avevo scelto a Siusi perché è un albergo che già allora faceva alimentazione vegetariana, aveva già un'idea del benessere ecologico, la famiglia Eger. Con i figli più giovani avevo trovato in canone una Bibbia degli hotel, e questo ne ho già parlato prima, Hotel Giovanni, che riportava degli episodi più significativi della vita del Cristo, leggendoli con interesse riportavo poi in calce le sensazioni che ricavavo. Al secondo giorno mi accorsi che il posto occupato in sala da pranzo era ai piedi di un grande e bellissimo crocefisso, con un Gesù molto dolce, ma parecchio sofferente. E chissà perché non è una combinazione che Eger mi abbia dato questo posto, proprio io lo avevo sopra la testa, dietro la schiena, proprio questo crocefisso. Molto dolce, ma parecchio sofferente. Mi venne quasi naturale paragonarlo alla situazione vitale nella quale mi trovavo. Fu la riflessione di un attimo, nel mangiare svanì. Durante la giornata camminavamo molto lungo i vari sentieri, vedendo luoghi molto caratteristici che mi rilassavano molto mentalmente. Mi ricordavo che ad ogni vaita, ad ogni strada particolare, sosta particolare lungo il percorso c'era un crocifisso, più o meno stilizzato, che sembrava volesse dirmi qualcosa che non riuscivo però ad afferrare. Fu comunque una gran giornata. Abbiamo riso, scherzato, mangiato bene e stanchi, morti, rientravo in albergo. Dopo una rilassante sauna, seguito da una tonificante nuotata in piscina, ci facevo belli per andare a cena. Come entrai nel salone, gli occhi vennero catturati dal Gesù
sembrava più triste del solito. E come mi avvicinavo, la spensieratezza che avevo addosso lasciò il posto ad una appressione in mezzo al petto che mi fece arrivare al posto a sedere con molta fatica. Cioè, allora non avevo capito, ma praticamente io riuscivo a sdoppiarmi in diverse parti di me, solo che sempre mi divertivo, facevo, ma sempre a scapito del mio cuore, cioè quindi del Cristo che è e del Timo che è collegato al cuore, il mastro del cuore. E quindi quando noi ci mettiamo in croce è perché non abbiamo rispetto di noi stessi e pretendiamo di fare più cose. Cioè io ero messo male, però l'ambiente, il cibo, la montagna, il piacere di stare con Walter mi aveva fatto dimenticare i miei guai fisici e ascoltavo solo la mia voglia di divertirmi. E questo Cristo mi ricordava invece di stare più attento, di non esagerare con molta fatica. Devo aver cambiato anche l'espressione del viso, perché Walter mi guardava preoccupato, forse perché non riuscivo a rispondere alle sue domande insistenti. Per fortuna che nel bere un poco di acqua la parola ritornò e dopo un bel piatto di insalata mista ero ritornato quello di prima. A fine cena già me non ricordavo più l'accaduto e ci siamo messi a giocare a carte e a dama. Verso le 22 Walter cominciava a non essere più coerente nel gioco ed il segnale che ero di andare a dormire. Benché il corpo fosse stanco, non avevo sonno, e mentre ripensavo alla giornata caratterizzata da immagine del Cristo in croce, mi ritrovai tra le mani la Bibbia aperta sull'episodio del paralitico guarito alla piscina di Bezzaeta, Giovanni 5:1-17. Da ipercritico non guardai al fatto in se stesso, ma cercai di valutare cosa ci poteva essere di vero o falso nell'esempio stesso. Se fossi stato testimone di una guarigione simile dopo 38 anni, allora, da ipercritico non guardai al fatto in se stesso, ma cercai di valutare cosa ci poteva essere di vero e falso nell'evento stesso. Punto. Se fossi stato testimone di una giornata simile, virgola, dopo 38 anni di fermità reale, sicuramente, virgola, sicuramente avrei onorato e parlato con colui che ha il potere di fare simili cose, incoraggiandolo ed aiutandolo se se ne fosse bisogno, e dare ad altri bisognosi la stessa grazia. La risposta delle autorità, qua commento l'evento della guarigione del paralitico, cioè mi metto nella situazione, che si presume fossero di una certa cultura, invece fu quella di perseguitarlo accampando la scusa di aver operato il sabato, giorno di riposo. Assurdo, mi dicevo, qualcosa non quadrava, o le autorità ed i soldati erano tutti scemi per non riconoscere l'eccezionalità del caso, oppure quello che doveva essere un miracolo vero era stato solamente spacciato per tale, per abbindolare i sempliciotti, e in quanto in questo caso le autorità ne erano nel giusto. Cioè, mi hanno messo dal dubbio, ma come si fa a non riconoscere l'eccezionalità di una guarigione di un malato bloccato dall'inizio della sua vita, no? Cioè c'è qualcosa che non quadra, o è un bidone o un mistificatore la figura, il Cristo, il Gesù di Nazareth, oppure c'è qualcosa che non quadra e tutte le autorità che dovrebbero avere una certa cultura e capire quello che è giusto e sbagliato, no? Ecco, io no, allora non capivo che il sistema di allora non poteva consentire che si potesse succedere queste cose, cioè perché avrebbe messo nelle mani di ogni singolo individuo la capacità di autoguarigione, di essere in contatto diretto con l'universo. E quindi Gesù, che aveva fatto di tutto per far diventare le persone
dei compagni, dei fratelli e non più degli schiavi, l'umanità venne messo in croce e questo lo capisco più tardi, cioè ho dovuto passare poi l'infarto. Mamma che emozione che ho. Perché praticamente in quel periodo lì io la mia energia la spendevo per guadagnare, lavorare, far l'amore, divertirsi, mangiare, fare le cose normali, le performance della vita, avere la seconda macchina, la seconda casa, sempre più soldi, sempre più clienti, no? È arrivato a 1.000 clienti. E non ho più clienti, ma erano 1.000 padroni, perché praticamente mi condizionavano la vita. Ma finché tu sei nel sistema, tutto quello che ti vuol dimostrare che stai sbagliando, lo vedi come una minaccia. E quindi i farisei, il Sinedrio di allora, Pilato e tutti quelli che hanno giudicato Gesù erano in quelle condizioni lì, avevano uno stato mentale e anche pratico da difendere. Adesso sono arrivato. Con questo dubbio mi addormentai per qualche ora per poi svegliarmi con la voglia di leggere e fare commenti scritti sul libro di Giovanni. Ero molto sciolto e pur con l'italiano di allora non è che sia migliorato di molto, riuscì a completare il testo dalla undicesima alla ventitreesima pagina. Mi riaddormentai e al mattino, rileggendo i commenti scritti, mi parve chiaro che parteggiavo per il Gesù. Anzi, la mia era una accorata preghiera a Dio affinché rendesse più chiara ed efficace l'opera del figliolo. Allora avevo una visione puramente cristiana dell'energia della vita. Verso le 8.30 scendemmo a far colazione e per la paura di ripetere il disagio della sera prima tenni gli occhi bassi in modo da non incrociare lo sguardo con il crocifisso. Non successe nulla e la colazione ottima ed abbondante e la colazione fu ottima e abbondante. Non ci vuol, non, come si suol dire, ci rese ancora più sereni. Concentrammo il programma della giornata. Concertammo il programma della giornata e la scelta del menù per la cena. Siccome Walter non era vegetariano, mi riuscivo difficile convincerlo a rinunciare ai soliti gustosi piatti tradizionali, anche perché mi mettevano a disagio anche a me, perché una parte di me era ancora abituata al menù completo, onnivoro. Infatti sono molto molto rigido per 8 anni, ma dopo l'infarto ho dovuto riconcedermi ancora qualcosa a livello di alimentazione sulla carne perché sentivo che ero un divieto più che un convincimento. Dopo, negli anni, la mia parte che riemergeva antica si autoconvinceva da sé, non ero obbligata a essere vegetariana. E questa è la mia fortuna, cioè non sono stato mai oppressivo nelle mie scelte. Verso quelli integrali vegetariani. Stavamo unicamente discutendo sul pro e contro delle varie scelte quando una domanda curiosa arrivò in testa. Gesù sarà stato vegetariano, come tanti altri sant'uomini del passato, oppure no? Nel cercare la risposta sbirciai di sott'occhio il suo viso sul crocifisso. Sarà stata diversa angolazione, il mio stato d'animo o il momento particolare, ma non sembrava così rabbuiato come la sera precedente, anzi sembrava quasi ironico. Stavo rimuginando sulla metamorfosi quando sentii salire da dentro di me delle calme e calde parole di ringraziamento per averlo compreso nella forzatura dalla quale era stato costretto dalla madre durante il pranzo nuziale a Cana, Giovanni 2:1-11, episodio letto e commentato nella notte. Rimasi stupito, ma anche spaventato, perché non udivo niente altro, vedevo intorno a me,
Walter continuava a parlare, la gente che si muoveva e faceva rumore, ma non percepivo più nulla dall'esterno. Sentivo solo la voce ancora più calda che mi stava rincuorando sul fatto che tutti, chi più chi meno, siamo costretti a delle forzature nella vita. E poi c'è sempre da fare i conti con la propria coscienza e con l'oste che ci mette in croce, che ci presenta il conto salato, proprio come era capitato a lui. Il Cristo mi assicurava che se volevo scendere dalla mia, la mia croce sarebbe bastato un poco di buona volontà. Faccio fatica a leggermi, mi si stanno nebbiando gli occhi ricordando questo episodio. Cristo mi assicurava che se volevo scendere dalla mia croce sarebbe bastato un poco di buona volontà ed umiltà per capire il perché mi ero salito e poi tantissima purezza di intenzione mi sarebbe servita, poi tantissima purezza di intenzione a ricercare la giusta strada per comprendere, perdonare e poter risorgere, coinvolgendo globalmente se stessi in armonia con tutto il creato, cosa da niente. Ecco, poi continua, la 213, quindi in qualche maniera riprendo il testo di Messori e lo integro con le mie casi particolari e poi finisce qua. E tutto il resto è in qualche maniera giusto, anche se mi sono fermato a leggerlo fino a quel punto, a metà libro, perché poi era un qualcosa troppo particolare, troppo, diciamo, teologico che non riuscivo già a capire, e quindi mi sono fermato solo sulle sensazioni che ho provato. Quindi, prima di tornare alla Trattazione di Celestino, in quel periodo lì, quindi seguivo questo libro, avevo provato esperienze, diciamo, delle visioni un po' mistiche in qualche maniera nella mia vita che mi richiamavano, però non volevo ascoltarle. Vedi, i carismatici con il loro coinvolgimento, e poi quando ti capitava qualcosa dentro, facevi testimonianza. Cioè, nel fare testimonianza, nell'aprire bocca e parlare ad alta voce, oltre che parlare davanti a qualche centinaia di persone, praticamente parlavi con le miliardi di cellule che avevamo, che ho dentro di me, e quindi automaticamente davo testimonianza soprattutto a me stesso. E quando ho cominciato ad avere una certa confidenza con il conduttore del gruppo carismatico di Peschiera, e ho anche chiesto come faccio io che leggo, prendo in mano la Bibbia, che dovrebbe essere parola di Dio, e comincio a scrivere, cioè come mi è capitato, no, mi è più forte di me di integrare i testi. E mi viene spontaneo, cioè non è che faccio notte, il discorso continua, cioè è un filo conduttore che continua. E non in tutte le cose che prendo. Ma in maniera particolare. E sono tutti passaggi che andrebbero presi, ma appunto perché andrebbero presi ci vuole un coinvolgimento, un entrare in me stesso profondo, una connessione che non si sposa molto bene con questo riepilogo che voglio fare per il video. Ci andrebbe dedicata proprio una
dei momenti particolari, esclusivi. Guardiamo qua cosa dice. Gesù spiega la parola del seminatore. Ora vi spiego la parola, la parabola. La semente è la parola di Dio. I semi caduti sulla strada indicano certe persone che ascoltano la parola di Dio. Ma poi viene il diavolo, qua il diavolo è praticamente sulla disattenzione, la non concentrazione, e porta via la parola dei loro cuori. Così impedisce loro di credere e di sollevarsi. La mia è l'orgo, è l'or, ah, la milza, qua infatti il diavolo è la milza è l'organo che salva il seme, come andrebbe invece, praticamente qua dice una qualsiasi cosa che fa, noi abbiamo una memoria dentro di noi, nel nostro sangue, è i reni e la milza sono quelli che poi filtrano quello che siamo stati, quello che abbiamo vissuto. E praticamente dovrebbero estrapolare da tutto quello che abbiamo vissuto i ricordi migliori e i semi migliori e a riseminarli. Però la milza diventa il nostro diavolo perché ci brucia, no? Anche le cose buone, perché noi ci siamo ribellati al volere di Dio e quindi automaticamente da parte di noi diventa nemico di noi stessi, le malattie autoimmuni sono poi questo. E poi i reni perché è il famoso diluvio universale, cioè lava via, porta via, non c'è più traccia del passato. E queste visioni sono quelle che poi mi hanno fatto il salto, fare il salto di qualità. Giovanni 1,34. Cosa dice qua? Ebbene, io l'ho visto accadere e posso testimoniare che Gesù ha in certi comportamenti più lui è anche il figlio di Dio, cioè praticamente il nostro principio vitale è sicuramente figlio dell'universo, se no non potrebbe sapere certe cose e avrebbe l'intelligenza di farci vivere. Lettera ai Corinzi, non sono nell'ispirazione giusta di riprendere, anche perché mentre lo leggi sei coinvolta nel problema. Adesso sono coinvolto in un discorso molto più ampio, ma meno dettagliato, proprio entrando nei dettagli e oltretutto proprio decifrarmi, sai, è già difficile leggere le parole i caratteri molto piccoli di questa Bibbia. E poi ho messo dentro delle correzioni, quindi diventa ancora più difficile. E comunque quello che, come mi è capitato con il libro, il Vangelo di Giovanni, per gli hotel, e mi viene più forte di me, quindi non, io mi sono detto 1.000 volte, ma perché? Non lo scrivi a parte, non fai gli appunti a parte, beh no, io devo, la mia mano mi porta a scrivere sul testo e nel testo. E quindi sono. E comunque questo, i Proverbi è stato molto incidiale. Poi ho preso anche un libro proprio di esclusivi di Proverbi, che sono il succo di un libro, un proverbio è un succo di un libro praticamente, se tu non lo analizzi bene. Ecco, con questo tormento interiore, questa lotta che non riuscivo a capire, che non riuscivo a capire
quello che mi capitava dentro, i messaggi che mi dava il tivo del mio cuore, e ritorno, arrivo alla vacanza, contro terra e cielo, a Badia Pratalia, che è nella zona del Casentinese, dove ci sono tutti i monasteri, è una zona molto, molto mistica. E quindi la stanchezza del lavoro, l'avventura con Susanna, il camminare, la biodanza serale e oltretutto nel pomeriggio, rientrati dalle passeggiate dopo pranzo, c'era un psicoterapeuta, Enrico Euli, che la sua professione era quella di capire i disagi delle persone. E in qualche maniera di gruppo aveva creato un giochetto, litighiamo senza farci male oppure dialoghiamo senza farci del male. E questa combinazione io mi aveva preso di punta, cioè perché io non mi ero accorto che lui faceva delle affermazioni, delle affermazioni mirate per stuzzicare le coscienze degli altri, toccava sul vivo, no? E quindi io reagivo di brutto, cioè non avevo il senso diciamo dell'equilibrio, perché avevo i nervi scoperti, la ferita scoperta, come mi toccava, quindi mi scagliavo contro verbalmente, no? E lui ha detto, parliamone di queste cose qua, piuttosto che arrabbiarsi. E però allora facevo fatica a capire questo, e quindi abbiamo bisticciato verbalmente diverse volte. Lui si godeva un mondo di queste cose, però la mia parte più profonda, la mia parte più spirituale, più intima, gli ha voluto bene, perché è stata la persona che gli ha dato voce, ha fatto parlare questo mio disagio profondo che negavo. Cioè, praticamente noi abbiamo il nostro cervello che è diviso in tre parti: la neocorteccia, che è la parte attuale, il controllo, la razionalità, il maschile in cui io vivevo, parlando in particolare. Dopo, in qualche maniera, c'è il cervello sotto limbico, che è la parte, diciamo, animale, pratica, motoria. E quella parte sotto, 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 sotto è la parte rettile, che poi è la parte più intima, più negata, cioè è il tuo alter ego. E siccome io sono maschio, la mia parte alter ego non è altro che la femmina, no? Però io queste cose qua non ne sapevo niente. Continuando a frequentare tra terra e cielo, sia le vacanze invernali che quelle estive, mi sono ritrovato con Enrico Euli a Pontremoli nel 2000, e ho detto in qualche maniera, guarda, io ho capito tanto da questo libro, avendo le combinazioni, ho capito quindi che anche quello che gli è successo, l'infarto che si è stato scatenato anche per causa tua, per la violenza, per l'ambiente in cui eravamo, religioso, e soprattutto con Susanna Bota, quello che mi è successo ha una spiegazione, ha un senso, e mi sembra di averlo capito questo senso attraverso questo libro, che lì si dà un'occhiata, no? Che oltretutto ho fatto anche le correzioni. Le ho fatte non tantissime, e le ho collegate su episodi della mia vita che tu conosci, no? E fanno, guarda che io quel libro qua lo conosco, e comunque dammelo, che controllo le tue note. E dopo due o tre, anzi, prima di partire, e dopo gli scambi che abbiamo sempre fatto poi sul gioco, perché ha ripetuto gli stessi meccanismi che aveva fatto allora, però mi interessava un po' meno perché
C'era una bella insegnante di Roma di yoga che puntavo in qualche maniera, perché allora proprio non riuscivo a vedere oltre che questi meccanismi di condivisione di pensieri e di benessere, se non che doveva finire per forza nello stare assieme, no? Mentre era una cosa vincolante per me quella. E comunque alla fine mi dice questo, mi dà questo libro con questa nota, fa: se quando capirai il significato di questo mio schema, riuscirai in qualche maniera a capire come funzioni. Dice: auguri per l'era dell'acquario, TTC agosto del 2000, Enrico Euli. Enrico. Dice: la tua strada futura nell'amore, Enrico. Lui, ma cazzo, lui dice: io Enrico sono l'uomo, no? Tu Livio sei sì Eti, cioè un extraterrestre dentro di te, cioè una coscienza profonda dentro di te, però sei soprattutto femminile, cioè, e noi funzioniamo, no? Come maschio, femmina e spiritualità. Lui, ma tu sei fuori di testa, no? Io mi sento molto maschio, no? Cioè, cosa mi vieni a raccontare? A chi non ho mai avuto tendenze omosessuali di nessun genere, cioè neanche nel 1986-87 che ero seppellito sotto i psicofarmaci, cioè che non mi funzionava niente a livello fisico come uomo, no? Praticamente, però non ho neanche mai pensato, neanche lontanamente, di cambiare sponda, no? E cosa mi vieni a dire questa cosa qua? E fa: tu, se vuoi trovare la completezza, devi trovare questa spiegazione. E mi ha lasciato con questo quesito da risolvere, no? E che poi sono meccanismi che ho capito dopo nel tempo, cioè ognuno di noi, no? Ha dentro di sé, nel conscio che è la neocorteccia, il subconscio, l'inconscio che è il cervello limbico e il subconscio che è il cervello rettile. E quindi c'è anche stratificato, quindi anche il maschio, la femmina, la spiritualità. Siccome ero maschio, però controllore, opprimente controllore delle altre miei stati, in qualche maniera lui con l'energia maschile è andata a risvegliare la mia parte profonda femminile, no? Che quindi ha dato movimento, come ho detto, ha fatto movimento. Il su e giù, il giro a 360 gradi, per scoprire quindi il ragazzino, il bambino che poi è T, cioè che è la vera energia, la vera essenza che è dentro di noi. E penso che per l'aumento dell'omosessualità che c'è proprio in questi ultimi anni, è proprio per aver capito correttamente questo meccanismo. Dice: la persona si dice: mi sento vivo perché l'altro del mio stesso sesso, no, mi fa star bene, ma non fa star bene tu come figura maschile o femminile, ma ti fa star bene, oppure ti risveglia il tuo alter ego che è opposto a te, no? E quindi nascono l'omosessualità. Io fortunatamente l'ho capita dalla maniera corretta. E qua siamo nel 2000, tutto mi si chiarisce e direi che sarebbe ora anche di alzare, perché Simone è ancora a letto, si alzerà e dobbiamo finire di fare il giardino, che è una giornata balorda. Sabato e domenica danno valore, quindi non vale la pena forse lavorare. Poi ci sono tutti appunti vari, i lavori proprio fatti, comincio a fare in maniera metodica, perché
sotto questo spinta a poter anticipare il prossimo video. Cioè, un altro libro che mi ha cambiato la vita è, l'ho consumato, il manuale del guerriero di Paolo Coelho, quello della luce, che io ho chiamato il guerriero della luce, e questo qua è proprio un libro che ho cambiato, riscritto, rimpaginato, e è stato il libro ispirante al massimo. E come tutte le cose dette da Coelho, non per niente, forse alla fine mi scrivo anche Coelivio, anche se il significato della mia, del mio nome attribuito è la cooperazione tra l'universo e Livio. Ma però l'idea mi arriva proprio da quello. E il primo io sono che ho preso, anche quello di notte, che ho scritto, riletto, rimesso sul comodino, cioè quei casi librettini che tieni sul comodino, no? Tieni l'ispirazione e li leggi. E dopo un altro libro significativo è aver conosciuto l'energia di Ivano Omran, Ivano, con Fratellanza Bianca, e soprattutto ho conosciuto Gian Battista, il segretario di allora, che gli scambi che abbiamo avuto di opinioni mi ha reso pratico, ma reso anche la spiritualità, e capire anche i meccanismi del cristianesimo e del ebraismo. Qua è lo schema della Cabala, e in una notte insonne l'ho trasformata in un meccanismo pratico. Però ne parliamo nel prossimo video, perché adesso mi devo svegliare, perché sono sveglio ma praticamente virtualmente mi devo alzare e far colazione e andare a finire il giardino.